Mascoluni del presidente no, quale presidente del ministro eh, dell'interno, Matteo Salvini, sta facendo un altro gioco di forza con questi quattro disperati che sono su una nave e che non riescono a sbarcare. Saranno 40 cristiani ora, indipendentemente da come la pensiate, ma non potete pensare che ogni giorno questo tipo di notizia possa invadere ogni tipo di media, è impensabile mentre il governo. Sa perfettamente che l'Italia economicamente sta andando verso il disastro, ce lo dicono tutte quelle che sono le istituzioni economiche più importanti nel mondo. E dico non mi piace dargli ragione, però purtroppo è a sta maniera. Oh. Intanto, cominciamo con la prima notizia. Dopo anni di ritardi, rinvii e promesse non mantenute, forse con l'amministrazione De Luca si verificherà una congiuntura eccezionale che consentirà di presentare il bilancio di previsione nei tempi previsti. Servizio di Elisabetta Raffa, cosa da non credere, verremo gioco. In giunta entro il 10 febbraio, in Consiglio Comunale entro la fine del mese. L'obiettivo del Sindaco Cateno De Luca che punta a un risultato che non si ricorda da decenni: approvare nei tempi previsti, in questo caso entro il 31 marzo, un documento economico finanziario. E così, dopo le promesse mai mantenute, i ritardi clamorosi e l'esecutivo a Corinti, il 2019 potrebbe vedere un bilancio di previsione varato nei tempi dettati dalla normativa. Siamo a buon punto, spiega De Luca. Abbiamo fatto un lavoro di riqualificazione complessiva della spesa cercando di trasformare il più possibile le spese correnti in spese di investimento. Un esempio? Abbiamo puntato la nostra attenzione su tutti i fitti passivi che ancora l'ente sopporta, che ammontano a 1.400.000 euro l'anno, mentre del proprio patrimonio in cassa zero. E questa è la grande contraddizione che c'è nel bilancio. Stiamo verificando di quali fitti si tratta e con i fondi extra bilancio che sono disponibili punteremo a realizzare gli immobili necessari ed eliminare i costi correnti. Per quanto riguarda invece il dissesto, De Luca non si sbilancia. È ancora presto per dire se riusciremo a evitarlo. Lo si potrà capire tra un mese, quando chiuderemo la partita con i grandi creditori del comune. Le transazioni stanno andando avanti e il riscontro c'è. Per ora abbiamo trattato una massa debitoria intorno ai 40 milioni tra dilazioni e abbattimenti. Siamo insomma a metà strada. Un lavoro complesso che non si è mai fermato, vedremo. Incredibile. Invece, invece, abbiamo come dire. Una memoria appena una memoria storica su quello che era l'andamento del bilancio del segmento bilancio all'interno della nostra amministrazione con Renato Corinti che ci furono 5 quattro assessori, e uno veniva da Firenze, come si chiama? Come si chiama? Aller, Elger Dupaciuta. Poi abbiamo Cocuzzola, poi abbiamo avuto Signorino. Ma posso dire una cosa: Ma che si come molone a prova! Ma dai, incredibile! Si di peggio di Muluna stato! Comunque andiamo avanti! Blitz del secondo. Ah no, no! Blitz del Blitz del sindaco Cateno De Luca alla Messina Servizi. Guardate cosa ha scoperto! I dettagli nel servizio di Giada Passarello. 90 minuti di tolleranza per l'entrata dei dipendenti della Messina Servizi a inizio turno e per la pausa pranzo. A scoprirlo il sindaco Cateno De Luca che proprio stamane ha fatto un blitz negli uffici della partecipata. Come sempre, l'imprevedibilità è figlia di scoperte poco piacevoli. Infatti, con tanta sorpresa e sbigottimento, il sindaco si è accorto che l'orario lavorativo dei dipendenti, previsto dall'ex direttore generale Aldo Iacomelli, super manager fatto arrivare dalla Toscana in riva allo stretto dalla ex giunta a Corinti, era previsto per ben due fasce orari differenti: alle 7.30 per un gruppo di dipendenti e alle 9.15 per un altro. Con due orari così lontani tra loro, è evidente l'impossibilità di garantire un ottimo servizio, con dipendenti che arrivano prima e altri che arrivano due ore dopo. Situazione inaccettabile per il sindaco che ha sollecitato il consiglio di amministrazione di Messina Servizi a fissare un unico orario lavorativo con un'unica variazione di un quarto d'ora nella fascia oraria di ingresso che oscilla tra le 8 e le 8.15. Comunque, come sempre dimostrato, sta Messina Servizi, come dire, più di essere una. Una società che si preoccupa delle, dei nostri rifiuti, mi pare eh, u, u un cappello a ogni macchina esce con i ognuno ogni ha una nuova. Complimenti a chi tu, a Jacopelli, che ci investe tutta questa differenza fra 7 e 15 e 9 e 15 a navire nuova, che volete che vi dica. Eh, un signore, ma una, una buona. Adesso, eh, mentre ovviamente noi in Italia abbiamo sempre lo stesso problema, che non è quello della Sea-Watch, 40 desperate che non sanno dove possono eh, ormeggiare per scendere sulla terraferma, eh, abbiamo voglio dire: non c'è nessuno, proprio nessuno che si occupa di come potrebbe finire eh, nello scontro questa guerra dei dazi fra l'economia cinese, che ormai si appresta a diventare la prima economia al mondo, e quella americana. Tutto questo cosa comporterà in Europa e soprattutto come, come eh, si svilupperà questa problematica in Italia, noi che in alcuni campi siamo leader eh, dell'esportazione, soprattutto in termini manufatturieri, noi ancora non capiamo. E invece il problema è te mette a divisa dei vigili urbani, chi dà la polizia, chi dà i carabinieri, tanto i problemi sono solamente gli immigrati che arrivano qui con i commoni. Comunque, andiamo avanti. La sovrintendenza ha tolto la badiazza alla OLUS che se ne prendeva cura. Il risultato, dopo un anno, l'antica chiesa gotica è di nuovo abbandonata all'incuria e al degrado. Servizio di Rosaria Polica. Vediamo che cosa succedeva. Finestre usate come bersagli e quel portone chiuso come simbolo di resa al degrado. Da quasi un anno la Badiazza è in stato d'abbandono. Dopo dieci anni, l'11 maggio 2018, le chiavi di Santa Maria della Valle sono state riconsegnate dall'associazione Il Centauro Ollus alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina, a causa dell'atto di revoca unilaterale della Convenzione. Con un'interrogazione, il consigliere comunale del centro sinistra Alessandro Russo chiede al sindaco De Luca di attivare un tavolo tecnico tra il comune e la soprintendenza affinché questo bene sia nuovamente restituito alla comunità. La Badiazza è un edificio in stile gotico della massima importanza storico-architettonica, questa revoca dà l'idea di una sconfitta per le possibili sinergie con le associazioni locali. Dal 2008 al 2018 la struttura è stata curata, restaurata e protetta dalla Ollus il Centauro, che si è impegnata a titolo totalmente gratuito e che negli anni ha realizzato interventi di miglioramento, quali l'impianto di illuminazione, il rifacimento del pavimento interno e delle finestre, l'allaccio idrico e il transennamento del fossato. Coinvolgendo decine di messinesi con una sensibilità particolare per quei soggetti a rischio disagio e devianza sociale, ha dato vita a importanti attività come trekking a cavallo attraverso le ippovie dei Peloritani, salva l'arte con Legambiente, rievocazioni medievali e contest teatrali. In una città come Messina, troppo spesso abituata all'inciviltà di molti cittadini, com'è possibile interrompere collaborazioni così fondamentali che quasi a costo zero regalano dignità e speranza per un domani migliore? La risposta la pretendiamo dalla sovrintendenza di Messina. Ma sovrintendenza? Ma io non capisco, cioè, io non so qual è il motivo per quale motivo c'ha lo vasto. Ma se c'è levi non puoi lasciare quel posto senza nessun tipo di controllo! È che io non lo so, ma, ma cubo cu a nessere da casa mattina! State da casa! Quantomeno non facete niente, ma manco tanto danno! Oh! Cercate di trovare una soluzione per il controllo di quest'opera storica straordinaria nel nostro territorio. Andiamo avanti. La memoria della Messina pre-terremoto è gelosamente custodita alla Biblioteca Regionale di Messina. Ma in quanti in città conoscono il lavoro di questa struttura? Servizio di Giada Passarello. Vai! A 110 anni dal terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, la Biblioteca regionale universitaria Giacomo Longo ha allestito una mostra che regala ai visitatori la possibilità di fare un tuffo nel passato per scoprire la Messina pre-terremoto e il sogno, in parte tradito, della ricostruzione. Momenti di riflessione e approfondimento, proiezioni ed esposizioni bibliografiche per raccontare, da una parte, la catastrofe che ha fatto crollare il 60% degli edifici, dall'altra i suoi fasti antichi grazie a foto, quotidiani d'epoca e guide di una Messina all'apice della sua fioritura. Il percorso espositivo delle stampe inizia dalla metà del Cinquecento, quando Messina era una città ben fortificata e cinta da mura possenti, e arriva al XX secolo. Dal piano regolatore Borzì all'elenco dei profughi, la mostra della Biblioteca Regionale offre ai visitatori un patrimonio di conoscenza e memoria da non dimenticare. Purtroppo, tante cose tanto modo a Naro Trosciotti, però un lavoro certosino è stato fatto ed è stato recuperato. Tutto quello che è stato recuperato lo trovate in questa biblioteca regionale. Fateci un salto perché sicuramente, come dico sempre, non puoi andare da nessuna parte, se non sai da dove vieni. Ecco questo, io vi bacio e vi rimando a domani. Il Signore mi vuole bene e la Madre nostra mi benedice a tutti. A domani.